Salve, OSR Round 7, Imola, in compagnia di Due Vergogne. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Vede sopra Davide Alanto, un vergognone, un altro, bello. Ottimo, buonasera a tutti quanti. Allora, siamo Imola, Round 7 di questa serie, di questo mini campionato OSR. E allora andiamo a fare questo recap con una super super pole position di Messina. Eccolo qui, 1.40.787, l'unico pilota sotto il muro del 41. Seconda posizione per Matteo Ferri, Aston Martin, a poco meno di 3 decimi. Poi abbiamo il 2M4R Picconi di Catania. Quinto, Mark, il leader del mondiale, a 9 decimi, quasi un secondo. Sesta posizione per Lauri, settimo Cossu, ottavo Maggiolo, nono Ottonello, top 10 per lui, Midiri in decima posizione a chiudere la top 10. Poi abbiamo Di Candia che si prende la pole position della Silver Cup, Talin in dodicesima posizione, Batuffolo tredicesimo, Conversano quattordicesimo, poi Sant'Angelo in quindicesima posizione con Crescenzo sedicesimo, Maggi, Perelli, Milea, Magno, De Giovannini, Fabrizio, Belletti, Penungu, Pino Uletta in 25esima posizione, Citterio 26esimo, Crescini 27esimo, Pasquazzo 28esimo, Robertaresca 29esima, Luin 30esimo, Avella 31esimo, Romagnoli 32esimo, la Safety Car 33esima e Mecca dopo la Safety. Epoch Master Rock and Roll, Messina Ferri. Ho le due BMW dietro, subito cattivissime. Mamma mia, che bel gruppo! Che bel gruppo, qui c'è sportellata. Mamma mia, tien, nessuno Ferri si gira con, non so se era Picconi o Di Catania. Ora non si capisce bene. Sono in tre di davanti le BMW. Era Picconi. Un tanto dietro, qualche problema. Mischia. Tremendo qui. Qui sarà Setti, mi sa. Sì, mi sembra entrata. Eccola che esce. Oggi in safety dovremmo avere Dario. Davanti. Mamma mia. Pazzesco. 5 vetture con il volo. È comandato da Conversano. Sì. Roberto Alesca, dentro staccatore, ne ha passati sorpasso. Due doppio, mamma sorpasso. Mia che infilata, okay. Sì, c'è proprio una McLaren giusto a fare il prosciutto nel panino. Larghissimo Talin, larghissimo Talin, ha anche preso una gran botta, ha preso i disosori e è volato. Stava per sfasciare la macchina sul muretto della variante alta. Mecca Perelli che arrivano proprio su Talin, scusa Davide. No, tranquillo. Mamma mia, Perelli largo. Perelli sembrava già in difficoltà qualche giro fa con la sua Audi. È arrivato un decimo più veloce più o meno, Ferri. Attenzione, Batuffolo sull'esca. È all'esterno. Mamma mia. All'esterno delle acque minerali. Grandissimo sorpasso, anche una piccola bussettina, sì. Ma ci sta. Eccolo qua, lo rivediamo, grande sorpasso di Batuffolo. Correttissima comunque anche Roberta. Sì, ci è dovuto fare un po' di spazio. Si è aperto un po' il varco. Insomma, siamo a gara GT3. Attenzione, ci riprova l'esca e ripassa. È arrivata, sì, siamo tornati. Quella quella staccata lì, quella staccata lì è fortissima. Sì, uno è... Occhio però che esce, è uscito forte anche Batuffolo. Che non so, deve ritornare, ma dai, no, deve ritornare scia. Grazie ragazzi, grazie a tutti quelli che stanno seguendo. Roberta larga. Purtroppo il tamburello sbaglia completamente, sbaglia e viene passata da Batuffolo. Si erano dati, penso. Sì, qua abbiamo anche contro sorpasso. Roberta ci prova all'interno. L'interno su Batuffolo arriva lunghissimo. Ok. Sì, non riesce neanche a fare la curva. Preferisce tagliare completamente sulla ghiaia.
Bella anche così, dai, giusto provarci. Abella ci prova sull'esca e ci riesce. Sì. Sembrerebbe davanti, sì, 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 sì. Ok, se ne approfitta anche Milea. Sì, però non è passato. Abbia dei pneumatici leggermente sporchi o comunque fuori pressione in questo momento. Arrivi vicinissimo di nuovo. C'è un doppiato, c'è un doppiato. Mamma mia, se non si ferma, mamma mia, no! No, tutti e due dritti, tutti e due hanno tagliato chi più chi meno. Messina ora. Ferri è una chance. Sì. Per la ragione. Tanto passano i due saliti. Te lo stanno dando di santa ragione, Pasquazzo Muro. Tocca leggermente. Forse ne approfitta. E Crescini su Sant'Angelo. Si affianca e già davanti. Basta. Vediamo se prova. Staccata. Mamma mia, no. Mamma mia, pensavo si buttasse il muso dentro. Contatto davanti. No! Ah. È passato. Sì. È passato. Staccata della riva. Rivasta 1, però non è finita. No. Forse l'ha lasciato passare. L'ha fatto passare. Qua sembra fair play, almeno noi la pensiamo così. Ecco, vediamo qua. È arrivato un po' abbondante. Non basta, però. Vediamo se ci prova ancora con una super staccata. Incrocia. Mamma mia! Attenzione! Attenzione! E va un po' largo di Suasori. Sei volato sui due Suasori, cosa ha fatto? Guarda che si fermano insieme. Tutto in entrata di consiglio. Questo. Sì, in Sky va campionato. Ma anche sulla gara, perché se riesce a liberarsi di Crescini in tempi rapidi. Mamma mia. Si tocca. Contatto! No, contatto! No. Contatto. Di Catania. Di Catania non so come l'ha tenuta, non si è girato. Lampeggia di Catania. Vediamo se Ferri ristituisce la posizione prima, come sembrava, almeno aveva fatto prima con Messina. Non sembra proprio essere intenzionato, invece urla qui la macchina di Mora. Staccata. Ma l'incredibile! L'ha tenuta! Ed è senza riprendersi, incredibile, sì. Mi diri, era ottavo. Errore pesantissimo questo all'uscita, detta. È strano Sì, perché ho uscito talmente largo poi da farci altri 5. No, ma c'è dietro un'altra mano. Toccato secondo me con lui. Sì. Ci deve essere stato un problema del doppiaggio a questo punto o. No, c'era Rino, girato! Lui l'ha persa, che sfortuna! Occhio qui! È impossibile! Di Catania è impossibile! Va lungo! Mamma mia, Ferri! Sì. Occhio, perché forse stavolta ce la fa! E forse stavolta ce la fa! No, la tengono entrambi. Mamma mia, ma ne passano. E ora ci riprova. E ora Ferri ci riprova. Ovviamente viene spinto verso l'esterno. Prova a fare un incrocio. Ci riprova. Attenzione a Mark. È qua. Ferri deve difendersi da Mark. Stavolta lo affianca. Tanto tempo. Sì, lo affianca. Io ho paura veramente. Di nuovo. Che botta. Era scritto nel destino, però no. Mentre qua. Attenzione. Chi è? Messina. Grandissima gara. 42 giri per Messina. Vittoria strameritata. Tre su di Candia, ragazzi, se si può. Assolutamente, siamo qua. Il vincitore della Silver. Bravissimo Alessandro.